offre di serie iOS 4, l'ultima versione del sistema operativo di Apple per dispositivi portatili, che offre una gestione integrata delle caselle di posta elettronica che possono così essere visualizzate più velocemente, e il tanto agognato multitasking, ovvero la possibilità di eseguire contemporaneamente più software su iPhone. L'alta risoluzione del display offre anche il supporto ideale per utilizzare una fotografia personale come sfondo o raggruppare più icone di altrettanti programmi in diverse cartelle, oltre a rendere ancora più piacevole la lettura dei libri in formato digitale scaricabili su iBooks, la libreria virtuale di Apple, e la stessa navigazione sui siti web. La maggiore efficienza del processore A4 insieme a una batteria migliorata si traduce anche in una durata superiore della batteria, che permette così di divertirsi con iPhone 4 senza preoccuparsi troppo dei consumi energetici. Quindi insomma, prestazioni migliorate in tutti i campi. Partiamo proprio dal discorso della velocità. Ecco, quanto è stata migliorata in iPhone 4 e come potrà essere sfruttata questa maggiore velocità? E iPhone 4 è carrozzato con il unico processore A4, già presente su iPad, in cui si vede già con iPad la grande velocità superiore a quella delle versioni 3GS. Tutta questa velocità insieme al sistema operativo iOS 4, che poi introduce anche altre feature importanti come il multitasking e la gestione delle cartelle, fondamentale per quando si hanno tante applicazioni sul terminale, porterà allo sviluppo e quindi a poter fruire nuove applicazioni, nuovi servizi, dove per tre l'applicazione principe sarà la TV, quindi l'applicativo di TV, Live TV, che abbiamo già sulla 3GS sarà portato così com'è sull'iPhone 4. Quindi maggiore prestazioni del processore, schermo più nitido, insomma, manca solo l'antenna, anzi c'è anche quella a questo punto. L'antenna c'è, ma riteniamo che nelle reti europee, in particolare le reti italiane, che essendo molto, molto dense, molto forti per i famosi vincoli dei 6 volt al metro che conosciamo, non costituisca un problema, non costituisca assolutamente qualcosa di cui preoccuparsi. Il terminale funziona bene, l'abbiamo provato e siamo soddisfatti del prodotto di Apple. Certo, ecco, proprio in termini anche di prestazioni, a livello di invece durata della batteria, che è un altro tema molto forte, che progressi sono stati fatti con iPhone 4 rispetto ai modelli precedenti? Un aumento della capacità della batteria di circa 15% come aumento diretto, ma soprattutto i benefici che derivano dai minori consumi del terminale, che come dicevamo nella ricerca della rete, di tempi ridotti, quindi sprechi ridotti, e nella gestione anche dovuta al chipset che è più efficiente. Quindi insomma, durerà di più iPhone 4? Durerà di più, soddisferà di più i clienti, sarà ideale anche per i clienti business che potranno utilizzarlo per avere tutta la loro posta, per spedire i loro dati a velocità 10 volte superiore a quanto riescono a fare oggi con l'iPhone 3GS, e quindi penseremo che sarà un prodotto adatto per tutte le fasce di mercato. Certo, ecco, proprio i clienti business, spesso si pensa ad iPhone semplicemente come un dispositivo tipicamente consumer e addirittura orientato a tutto quanto riguarda il multimedia e in genere l'entertainment. In realtà iPhone 4 sta sempre più essere apprezzato anche dai clienti business. Ecco, come può essere utilizzato in maniera proficua iPhone in azienda o da un professionista in generale? Sicuramente iPhone 4 dà la possibilità di vedere la mail con una facilità d'uso pari a quella di un normale BlackBerry, quindi non toglie niente a chi già usa dei clienti push mail per il proprio lavoro. Inoltre dà la possibilità di accedere a internet con una facilità e con una completezza estrema, e come avevamo detto anche per quanto riguarda l'editoria, quindi le informazioni saranno complete e non più legate a dei ritagli che mandati sui terminali mobili. Certo. Inoltre poi, ecco, il grande vantaggio sono le 225.000 applicazioni, tra cui non ci sono solo giochi per quanto divertenti, ma anche client di programmi tipicamente business, a partire da SAP, Oracle e così via. Ecco, proprio il mondo applicativo, che ruolo ha avuto e che ruolo avrà nel successo di iPhone e in genere della telefonia mobile?
continua ad avere un ruolo predominante. Il cliente iPhone ha imparato ad usare l'Application Store, sa che può trovare di tutto e di più, dal gioco che può condividere con gli amici, al social network, a tutta una serie anche di utilities legati alla localizzazione. Adesso con il nuovo giroscopio ci saranno nuove applicazioni possibili e probabilmente nuove idee che neanche a noi oggi possiamo immaginare. Certo, ma sostanzialmente ecco, grazie al giroscopio diventa una piccola Wii. Sì, una piccola Wii che potrà divertire ma potrà anche essere utile per applicazioni, in questo caso business. Una sorta di realtà virtuale. Realtà virtuale divertente che terrà incollati i clienti al telefono probabilmente dalla mattina alla sera. Certo. Ecco, si parlava prima di editorie, quindi la possibilità di leggere il giornale o in ogni caso dei libri direttamente sullo schermo di iPhone 4, così come già sta succedendo sullo schermo di iPad, che è decisamente più grande. Ecco, che futuro vedete in questo genere di applicazioni? Il futuro che stiamo vedendo, che sta sviluppando, è quello della presenza completa dei giornali in tempo reale tutti i giorni, con la versione che esce sulla carta stampata a pagamento sul mondo anche mobile. Certo. Ecco, ma vedete più un discorso appunto di fruizione di notizie vere e proprie o anche la lettura di veri e propri libri? O forse per quello è meglio iPad, che tutto sommato garantisce ancora una visione più confortevole? Certo, iPad ha la sua, il grande vantaggio della dimensione, che non è poco, perché è esattamente la dimensione di un libro e probabilmente si avvicina anche molto alla dimensione di una carta stampata del giornale. Però con i grossi passi avanti fatti da iPhone 4 qualcosa di simile sarà possibile grazie al Retina Display. Certo. Ecco, un'ultima domanda per quanto riguarda un po' l'evoluzione anche dell'uso invece dei servizi web. Sinora la navigazione in internet è stata un po' la vera killer application. Poi sono sorte una serie invece di applicazioni che continuano ad accedere alla rete per aggiornare dei dati, dalle previsioni del meteo a veramente migliaia e migliaia di applicazioni. Ecco, in questo campo invece che concetti vedete particolarmente apprezzati anche in base al feedback che avete avuto dei vostri clienti? Un'evoluzione che ci aspettiamo è che il web diventi application, ovvero quello che oggi è un sito in internet HTTP che conosciamo tutti, per tutte le aziende, per tutti coloro che vorranno presentare i propri prodotti e servizi su web, dovranno sviluppare qualcosa di analogo ma in un senso di application downloadabile dall'Application Store. Quindi il famoso concetto del cloud computing, in cui non sarà più necessario tenere applicazioni e dati sul telefono ma sarà possibile accedervi attraverso la rete. È tutto in rete, tutto fruibile velocemente e quindi si può caricare, downloadare e uploadare i propri dati in qualunque momento. Certo, e come abbiamo visto anche con l'aiuto di tre, senza grossi problemi di ricezione, almeno con iPhone 4. Assolutamente. Ringraziamo Giorgio Marenghi di Tre Italia per essere stato con noi e averci spiegato un po' meglio tutte le caratteristiche di iPhone 4. MyTech termina qui e tornerà la settimana prossima per approfondire una nuova tematica nel campo della tecnologia.